C'è un unico aspetto chiaro in quello che sta accadendo negli ultimi giorni all'interno della casa del Grande Fratello 2018, e cioè la confusione di Luigi Mario Favoloso. L'ex fidanzato di Nina Morik ha reso l'ennesima versione dei fatti rispetto a quanto accaduto con Mariana Falace, che a sua volta aveva raccontato all'amica Alessia Prete che Luigi aveva tentato di baciarla dietro la tenda del confessionale. Preso da parte da Danilo Aquino, Favoloso ha illustrato la sua versione dei fatti. Se ci fosse stata, mi sarei scansato. Era solo un gioco. Volevo metterla alla prova. Luigi ha quindi ammesso di essersi avvicinato a Mariana, pur specificando che non era sua intenzione baciarla. Semplicemente, pare volesse vedere fino a che punto sarebbe arrivata. Richiamato dal Grande Fratello in confessionale, ha chiesto con insistenza di poter vedere l'ex fidanzata Nina Morik. Sostiene di essersi riscoperto innamorato di lei e di sentire forte il desiderio di parlarci per comunicarglielo. Io la amo più della mia vita, voglio stare con lei, senza di lei non vado avanti e se lei mi guarda negli occhi lo capisce che è così. Era stata Alessia Preti a incastrare Luigi, parlando apertamente del suo bacio con Mariana. La bella concorrente napoletana le aveva raccontato quanto accaduto in confessionale, aggiungendo di essersi scansata di fronte al tentativo di Favoloso di baciarla. A rendere la situazione ancora peggiore sono state le dichiarazioni di Alessia, che nella casa sta vivendo un flirt con Matteo Gentili. La concorrente ha dichiarato di avere avuto la sensazione che Favoloso ci avesse provato anche con lei allo scopo di aggiungerla alla sua lista di conquiste. Così non è andata e Alessia ha manifestato apertamente il suo fastidio, spingendo Matteo a litigare con Luigi. È ovvio che di tutta questa intricata situazione si parlerà nella puntata del Grande Fratello che andrà in onda il 15 maggio 2019. Chi se ne frega.